Come possiamo, io e mia moglie, far comprendere a loro la bellezza del matrimonio sacramentale e convincerli soprattutto che la fedeltà non è una rinuncia ma è un investimento? C'è una espressione di Benedetto XVI che dice che la fedeltà è la permanenza dell'amore nel tempo. Pertanto, se la fedeltà è l'amore, allora evidentemente non è una rinuncia, perché l'amore è proprio che fa felice. Cioè, la felicità proviene sempre dall'amore. Dall'amore di Dio, dell'amore degli altri, del matrimonio, dell'amore mutuo, eccetera. La felicità viene dall'amore. Dunque, la permanenza nell'amore è quello che fa la fedeltà.